Benvenuti in un nuovo e misterioso mondo della natura. Il vecchio mondo è stato preso in consegna dalle strane particelle subatomiche di fisica quantistica. Come fisico, ho passato la mia vita a studiare come si comportano queste particelle in laboratorio. Ma adesso mi sto interessando al mondo naturale. Sono in missione per dimostrare che la fisica quantistica è in grado di risolvere i più grandi misteri della biologia. Questa è una vera avventura per me. Sono fuori dal mio ambiente e cercherò di applicare le idee che conosco e con cui ho a che fare nei laboratori di fisica al mondo disordinato degli esseri viventi. Credo che la fisica quantistica possa contenere molti dei segreti della vita. Quello che c'è nelle cellule delle particelle animali e scivola attraverso i muri come gli spettri. Quando le piante catturano la luce solare e le loro cellule sono invase da onde scintillanti che possono essere ovunque nello stesso momento. E perfino i nostri sensi si sintonizzano su strane vibrazioni quantiche. Nel fantastico mondo della biologia quantistica, la vita è un gioco di fortuna, governato da regole quantiche. Spero di convincervi e provarvi che la meccanica quantistica è essenziale nello spiegare molti importanti processi della vita. E potenzialmente la meccanica quantistica potrebbe anche sostenere l'esistenza della vita stessa. La mia ricerca inizia con uno dei più maestosi spettacoli della natura, la migrazione. Ogni inverno le oche faccia bianca arrivano contemporaneamente allo stesso fiume scozzese. È la fine di un epico viaggio di 2000 miglia dalle isole Svalbard oltre il circolo polare artico. Come molti uccelli, migrano a sud per l'inverno e tornano a casa per l'estate. Ma come siano in grado di volare con tale precisione è stato per decenni uno dei più grandi misteri della biologia. Quindi, una recente scoperta ha fatto scalpore. Negli ultimi anni, una specie di uccello ha contribuito a dare il via a una rivoluzione scientifica. Sono stato uno dei molti fisici rimasti scioccati nello scoprire che naviga usando uno dei trucchi più strani di tutto il mondo della scienza. Utilizza una stramberia della meccanica quantistica che ha ingannato anche i fisici più grandi, da Richard Feynman allo stesso Albert Einstein. Rimarrete sorpresi nello scoprire l'identità di questa misteriosa creatura. Salutiamo il pettirosso quantico. Questo è il pettirosso europeo. Ogni anno migra dal nord Europa fino al sud della Spagna e poi ritorna. In questo laboratorio, nella foresta, il biologo Henrik Mourinson sta cercando di risolvere il mistero di come riesca a farlo. Ma si è ritrovato nel mio mondo, nel bizzarro mondo della meccanica quantistica. La meccanica quantistica descrive lo strano comportamento delle particelle subatomiche. In questo regno del molto piccolo si deve abbandonare il senso comune e l'intuizione. Al contrario, questo è un mondo dove gli oggetti possono diffondersi come le onde e le particelle possono essere ovunque nello stesso momento e comunicare tra loro. Volevo capire in che modo l'uccello trovasse la strada, ma andando avanti è venuto fuori dai dati che
Ci sono molte, molte possibilità che la meccanica quantistica sia l'unica spiegazione che può mettere insieme tutti i diversi risultati. La ricerca di Henrik si basa su una vecchia teoria. I Pitti Rossi navigano grazie al campo magnetico terrestre. Il suo laboratorio è un'ingegnosa gabbia magnetica per uccelli. E questi catini di plastica rivestiti con carta sensibile ai graffi forniscono le misure chiave. Il campo magnetico di Henrik è simile a quello della Terra, solo che lui può orientarlo nella direzione che vuole. All'interno dei catini, i Pitti Rossi reagiscono al campo magnetico di Henrik lasciando graffi in una sola direzione. Il grande mistero è come. Il campo magnetico terrestre è incredibilmente debole, troppo per essere rilevato da una creatura vivente. Ma Henrik ha trovato un indizio intrigante, mettendo una maschera al Pitti Rosso quantico. È un piccolo cappuccio di cuoio, simile a quello che si mette ai falchi, solo che è per i Pitti Rossi. C'è un foro davanti a un occhio e uno davanti all'altro occhio. Quello che abbiamo riscontrato è che quando copriamo l'occhio destro, disattiviamo l'elaborazione della bussola magnetica nella parte sinistra del cervello. Quando copriamo il sinistro, disattiviamo la bussola nell'altra parte. Sembra che la bussola magnetica del Pitti Rosso sia nei suoi occhi. Posso mostrarvi cosa succede usando i miei occhi. Noi li adoperiamo per vedere, ma abbiamo anche un secondo meccanismo di rilevamento. Se punto questa torcia verso il mio occhio, noterete che la mia pupilla si restringe. Si tratta di un meccanismo di difesa per proteggere gli occhi. Il mio occhio sta rispondendo a particelle di luce o fotoni. L'energia fornita dai fotoni è chiaramente sufficiente per attivare reazioni chimiche che sono quelle che controllano i muscoli degli occhi. E negli occhi del Pitti Rosso la luce causa delle reazioni chimiche simili. In realtà la luce è la sorgente di energia di uno speciale tipo di bussola magnetica che ritroviamo nelle sue cellule. E nello strano mondo delle particelle subatomiche. Un luogo dove solo la fisica quantistica può spiegare cosa stia succedendo. Per capire come questo accade, immaginate che le reazioni nell'occhio del Pitti Rosso avvengano in montagne e valli di energia. Perché la reazione inizi, si devono spingere le molecole sulla cima di una montagna. Grazie agli esperimenti di Henrik, ora sappiamo che la luce svolge la maggior parte del lavoro. Ma quando raggiungiamo la sommità, la molecola diventa molto sensibile anche alla spinta più leggera. Il punto chiave è che adesso la bussola chimica del Pitti Rosso si trova in equilibrio su un picco di energia tra due valli. Scendendo da un lato produce delle reazioni chimiche, scendendo dall'altro altre. Ora, anche un piccolo cambiamento nel campo magnetico terrestre può spingere la molecola giù dalla cima, ma come questo accade, sfugge al senso comune. L'ultima tessera del puzzle dipende da una delle idee davvero strabilianti della fisica. Ma non vi preoccupate se la trovate difficile da comprendere, anche Einstein l'ha definita spettrale. L'idea è chiamata correlazione quantistica e coinvolge particelle che paiono comunicare più velocemente della velocità della luce. Nel 1935 Einstein pubblicò un famoso articolo in cui sosteneva che era impossibile. Ma Einstein aveva torto. Negli ultimi anni, esperimenti estremamente delicati hanno dimostrato che le particelle subatomiche sono davvero correlate, ossia possono influenzarsi sottilmente e istantaneamente a vicenda attraverso lo spazio. E ora sembra che la medesima cosa accada dentro l'occhio del Pitti Rosso. Quando un fotone entra nell'occhio del Pitti Rosso, crea quella che viene chiamata una coppia di elettroni correlati.
Ecco come funziona. Ogni elettrone ha due propri possibili stati. Per semplicità ho scelto di chiamarli rosso e verde. E ora, ecco la cosa strana. Fino a quando non li misuro, non sono né l'uno né l'altro, ma entrambi allo stesso tempo. Pensate agli elettroni come a dischi che ruotano. Sono allo stesso tempo rossi e verdi. Ma se contro uno dei due sparo un dardo, posso forzarlo ad essere l'uno o l'altro. È solamente una questione di caso. Saprò di che colore è solo dopo aver tirato. Ora so che il mio primo elettrone è rosso. Supponiamo colpisca il secondo elettrone. Dovrei avere il 50% di probabilità che diventi rosso o verde. È quello che ci si aspetterebbe nella quotidianità. Ma non è così. Nel groviglio quantico, gli elettroni sono misteriosamente collegati. Ad esempio, se colpisco il rosso per primo, colpisco sempre il rosso anche per secondo. Non è più un gioco d'azzardo. È come se il primo elettrone dicesse al secondo ciò che deve fare. Ecco perché Einstein usò il termine spettrale. Gli elettroni sembrano sapere che dovrebbero avere lo stesso colore, non importa quanto siano distanti. Ma la parte davvero importante è che i due elettroni non devono diventare per forza dello stesso colore. Possono essere correlati in un modo diverso. Perciò, anche se il primo elettrone è rosso, il secondo può essere verde. Sembra che questa misteriosa connessione sia l'ultimo segreto della bussola del pettirosso quantico. Perché la direzione del campo magnetico terrestre può influenzare il risultato. Vicino all'equatore è più probabile che gli elettroni siano rosso e rosso, ma vicino ai poli è più probabile che siano rosso e verde. Questo è il fattore vitale che finalmente ci riporta alla bussola chimica del pettirosso. Piccole variazioni nel campo magnetico terrestre cambiano la correlazione degli elettroni nell'occhio del pettirosso. Ciò è sufficiente per attivare la sua bussola. Ora sappiamo che qualcosa di così debole come il campo magnetico terrestre può spostare l'equilibrio da una parte o dall'altra. Se il messaggio cambia, la reazione chimica sceglie una strada diversa cambiando la lettura della bussola del pettirosso. In effetti sembra che si tratti di un fenomeno meccanico quantistico negli uccelli. Sarebbe uno dei primi, se non addirittura il primo, in biologia. I biologi si abituano subito alle stranezze della fisica. Il pettirosso naviga attraverso una correlazione quantistica spettrale. L'osservazione di piccoli effetti quantistici anche nell'ambiente austero di un laboratorio di fisica è difficile. Invece nel pettirosso sono tangibili. Gli esperimenti sono reali e verificabili, eppure anche se li vedo con i miei occhi li trovo quasi incredibili. La navigazione degli uccelli ha unito la fisica e la natura nella scienza della biologia quantistica. C'è un intero nuovo mondo da esplorare. Ma i pionieri hanno scoperto che non influisce soltanto sugli uccelli. I suoi effetti colpiscono ognuno di noi. Perché gli ultimi esperimenti ci dicono che stiamo applicando la fisica quantistica agli uccelli. E che, ci crediate o no, lo stiamo facendo anche in questo momento. Ciao, Jem. Che fai qui? Oh, che carina.
Il nostro senso dell'olfatto è notevole ed è molto diverso dagli altri sensi, come la vista e l'udito. Tra le migliaia di odori che riconosciamo, molti possono scatenare ricordi ed emozioni molto potenti, come se il nostro olfatto fosse collegato alla nostra coscienza. Ha anche un'altra caratteristica. Gli altri sensi, la vista e l'udito, si affidano a noi per rilevare le onde di luce e di suono, mentre l'olfatto rileva particelle di molecole chimiche. Di recente gli scienziati si sono resi conto che quando usiamo il nostro senso dell'olfatto accade qualcosa di molto misterioso. Per decenni i biologi hanno pensato di sapere esattamente come il nostro naso fiuta diverse sostanze chimiche. Ma fisici come Jenny Brockes pensano che potrebbe esserci un nuovo elemento che odora di meccanica quantistica. Molte persone parlano del senso dell'olfatto e della scienza dell'olfatto come se fosse un problema che è stato risolto e di cui sappiamo tutto. In effetti ne sappiamo molto, conosciamo gli ingredienti, adoperiamo sistemi che ci fanno capire il meccanismo, ma direi che abbiamo ancora un bel po' da capire. Ma per capire di più ho bisogno di qualcuno che mi aiuti con un test dell'odore. Sarà Jen a darmi una mano. Ogni essere umano emette un cocktail di sostanze chimiche. Il naso di Jen è in grado di rilevarne una singola molecola dispersa in un'intera città. Quindi non ha problemi a trovare l'uomo che cerco. Incontriamo Colin, il giardiniere, un uomo abituato ad annusare i fiori. Colin, metterò alla prova la tua capacità di annusare. D'accordo. Ho qui una selezione di sostanze chimiche, vorrei che mi dicessi cosa ti ricordano. Okay. Questo è facile. Somiglia alla menta. Un unguento alla menta? Esatto, si tratta di un... Quello che mettiamo quando abbiamo mentolo, già. Ecco qual è l'essenza. Bene, passiamo al prossimo. Ah, dovresti essere in grado di riconoscerlo. Io faccio dolci con mia figlia. Zucchero a velo, credo. Vaniglia. Vaniglia, già. Quando i nostri nasi individuano una sostanza chimica, lanciano un segnale nervoso al nostro cervello. Ma ogni sostanza chimica crea una diversa sensazione. La spiegazione del fenomeno risiede nella forma delle molecole. La teoria convenzionale, risalente agli anni 50, afferma che la molecola del profumo ha una forma particolare che gli consente di adattarsi alle molecole dei recettori del nostro naso. Se ha la forma giusta, è come una mano in un guanto o una chiave in una serratura. Infatti è chiamato meccanismo serratura e chiave. Se ha la forma sbagliata, non si adatta al recettore. Con la giusta forma si inserisce nel recettore innescando quella sensazione unica di odore. Diversi recettori sono collegati a parti separate del nostro cervello. Quindi, quando una molecola di mentolo si blocca nel suo specifico recettore, attiva una sensazione di menta fresca. Ma alla teoria della serratura e della chiave ha un problema. E col prossimo test su Colin vedremo qual è. Cosa ne dici di questo? Ha un odore forte. Vero. Già. Che cosa ti ricorda? Che cosa ti evoca? Quali ricordi? Natale. Un dolce di Natale. Sì, è marzapane. Sì, esatto, marzapane. Ecco. Mandorle. Colin ha identificato l'odore di marzapane, di mandorle. Questo è dovuto a una molecola di profumo chiamata benzaldeide. Quello che non gli ho fatto annusare è quest'altra sostanza, il cianuro.
Vedete, sia il benzaldeide che il cianuro odorano entrambi di mandorla, ma queste due molecole sono di forme molto diverse, perciò il meccanismo serratura è chiave come spiegazione di come annusiamo stavolta non è applicabile. Quindi, perché due molecole con forme diverse hanno lo stesso odore? La biologia quantistica ha una spiegazione pazzesca. Dice che i nostri nasi non annusano le molecole chimiche. Le ascoltano. Non è solo la forma di una molecola di profumo che conta. Diamo uno sguardo più da vicino a questa molecola di cianuro. La pallina bianca è un atomo di idrogeno e i bastoncini grigi sono i legami che lo tengono unito a carbonio e azoto. Ma la realtà non è così semplice. Per capire il processo dovete guardare questa palla bianca alla mia destra. Gli atomi non si limitano a stare fermi. I legami che li tengono insieme sono come corde vibranti. E questo ci suggerisce un modo nuovo di pensare all'olfatto. La bizzarra nuova teoria quantistica dell'olfatto è basata sui legami vibranti. Le molecole chimiche stanno suonando musica per i nostri nasi. Immaginate che una molecola del recettore del mio naso sia come la mia chitarra. Prima che possa emettere un suono, una molecola di profumo deve entrare nel naso. Quando quella molecola di profumo è dentro, i suoi legami chimici forniscono le corde che sono pronte per essere suonate. Le molecole del recettore contengono particelle quantistiche, gli elettroni. Quando saltano da un atomo all'altro, fanno vibrare i legami della molecola del profumo, come le mie dita fanno vibrare le corde di una chitarra. Ciò che è degno di nota in questa teoria è che ci dice come il senso dell'olfatto riguarda le vibrazioni delle molecole o comportamento ondulatorio e non riguarda tanto la forma di una particolare molecola di profumo. Il nostro senso dell'olfatto potrebbe essere molto simile al nostro senso dell'udito. Una particolare molecola, diciamo quella dell'erba, vibra ad una particolare frequenza. Una molecola diversa, diciamo quella della menta, vibrerà a una frequenza diversa. Questo è il motivo per cui il cianuro odora di mandorle. Le due molecole hanno forme diverse, ma i loro legami chimici producono la stessa vibrazione alla stessa frequenza. La vibrazione quantistica nell'odore è praticamente come una particella nel suono. Perciò sì, stiamo dicendo che il processo dell'olfatto può essere esattamente come un evento di risonanza acustica. Potrebbe essere molto analogo all'udire e al vedere in realtà. Ma davvero possiamo ascoltare con il nostro naso? Per testare questa bizzarra teoria servirà un bizzarro esperimento. Che si è svolto così. Gli scienziati hanno usato una molecola dal profumo fruttato, i fiori d'arancio. Se la teoria fosse stata giusta, cambiando le vibrazioni, i fiori d'arancio avrebbero dovuto cambiare odore. La molecola contiene molti atomi di idrogeno come questo, legati agli atomi di carbonio. Ma se sostituissi tutti questi atomi con un'altra forma di idrogeno, chiamata deuterio, non cambierebbe la forma della molecola, ma cambierebbe il modo in cui essa vibra. Questo perché il deuterio è due volte più pesante dell'idrogeno normale, perciò vibra più lentamente. Ora, vibrazioni diverse, uguale odori diversi. Quindi se creassi una nuova forma di questa sostanza chimica piena di atomi di deuterio, invece che di idrogeno, dovrebbe avere un odore diverso. I biologi quantistici hanno trovato un modo unico per realizzare questo esperimento.
un confronto olfattivo utilizzando dei veri esperti di aromi fruttati. I moscerini della frutta. Gli insetti sono stati addestrati ad evitare la versione modificata della molecola fruttata. Ad essere onesti, non ho idea di come si addestri un moscerino della frutta, ma pare che si possa. I moscerini dovevano muoversi attraverso un percorso. E poi compiere una scelta. A destra c'era il buon odore fruttato, a sinistra la versione modificata. Potevano di certo sentire la differenza, ma hanno preferito sempre l'originale andando a destra. L'esperimento fornisce prove concrete del fatto che la teoria dell'odore quantico funziona. Però funziona in armonia con la teoria del lucchetto e chiave. La molecola del profumo si adatta al recettore e le vibrazioni molecolari prendono il sopravvento. Per quanto incredibile possa sembrare, moscerini, umani e cani potrebbero annusare il suono della biologia quantistica. Il nostro senso dell'olfatto è veramente affascinante e misterioso. Ma è il fatto di pensare che quando percepisco un particolare profumo che scatena tutta una serie di ricordi ed emozioni nella mia mente, che è concreto ed è innescato dalla meccanica quantistica, lo rende ancora molto più piacevole. La misteriosa influenza della fisica quantistica coinvolge ogni angolo del mondo naturale. In effetti, risiede fra le pareti di ogni cellula vivente sulla Terra. Perché gli ultimi esperimenti suggeriscono una magica soluzione a uno dei più grandi misteri della natura. Il miracolo della metamorfosi. La trasformazione di un girino in una rana non è mai stata del tutto spiegata. In circa 6 settimane il girino cambia forma e diventa un individuo adulto. Ma il grande mistero era capire come succede così in fretta. Forse non c'è niente di più straordinario di un girino che si trasforma in una rana. Prendiamo la coda, ad esempio. Nel corso di diverse settimane, questa viene riassorbita nel corpo e le proteine e le fibre che ne compongono i tessuti vengono riciclate per formare i nuovi arti della rana. Affinché ciò accada, trilioni e trilioni di reazioni chimiche si compiono insieme, rompono le molecole e ne formano di nuove in una danza attentamente orchestrata. Ma le fibre che tengono insieme la carne sono molto, molto forti, come le corde che tengono insieme la mia zattera. Per smantellare la zattera dovrei sciogliere tutti questi nodi assai stretti. Vediamola in questo modo. Un girino è tenuto insieme da lunghe corde di proteine composte da lacci chimici. I lacci sono così forti che dovrebbero durare per anni, molto più a lungo della vita di un girino. Allora, come può trasformarsi in rana in così poche settimane? La spiegazione coinvolge alcune delle molecole più importanti della vita, che si trovano in tutte le nostre cellule. Gli enzimi.
Gli enzimi sono l'autentico motore della cellula. Sono le piccole macchine all'interno delle cellule che realizzano le trasformazioni chimiche che si compiono nella vita di tutti i giorni. Sono assolutamente cruciali e la ragione per cui lo sono è per quello che sono in grado di fare, ovvero accelerare le reazioni chimiche in modo straordinario. Permettetemi di mostrarvi quanto velocemente agiscono gli enzimi. In questa bottiglia c'è una sostanza chiamata perossido di idrogeno. È proprio quella che viene utilizzata per schiarire i capelli. In effetti ho avuto questo campione dal mio parrucchiere. Il perossido è anche prodotto dal nostro corpo e sbarazzarsene è compito del fegato. Ora, il modo in cui lo fa è utilizzando un enzima che scompone il perossido di idrogeno in acqua e ossigeno. Per mostrarvi quanto agisca velocemente questo enzima, eseguirò una rapida dimostrazione. Ho qui del fegato che ho sminuzzato in maniera che rilasci l'enzima. Ecco, guardate che succede quando aggiungo la poltiglia di fegato contenente l'enzima al perossido di idrogeno e quanto rapidamente venga rilasciato l'ossigeno. Cento grammi di fegato sono riusciti a far volare la bottiglia per 20 piedi. Gli enzimi del fegato scompongono il perossido con molta efficienza. Ciò avviene un trilione di volte più velocemente, milioni e milioni di volte più che se scomposto con altri metodi. Nella metamorfosi sono gli enzimi che smantellano la coda del girino. E questo significa abbattere una proteina assai dura chiamata collagene. Il collagene è una delle proteine più importanti nel mondo biologico. È la proteina che dà effettivamente quella flessibilità e quella elasticità a tendini, a cartilagini e anche alla nostra pelle, naturalmente. E nella coda del girino gli fornisce l'impalcatura, quella che supporta l'intera struttura. Quando il girino si sta trasformando in una rana, ha bisogno essenzialmente di avere un enzima, la collagenasi, che tagli letteralmente il collagene in tanti pezzettini e che butti giù tutta l'impalcatura. Ma come fanno gli enzimi a spezzare legami chimici in maniera così rapida? Vi mostro perché è un problema che solo la biologia quantistica può risolvere. Mettiamola così. Tutte le diverse parti di questo nodo sono come particelle subatomiche, elettroni e protoni che tengono insieme le diverse parti della molecola. Per sciogliere il nodo di enzimi è necessario spostare i protoni. Ma come potete vedere, la cosa richiederà un bell'impegno e abbastanza tempo se ci sono molti, molti nodi da sciogliere. I fisici, quando devono dirti mettici impegno per fare quella cosa, ti dicono devi poter superare una barriera energetica. Ok, ecco la mia barriera energetica. Ed ecco il mio protone. Per rompere un legame, al protone serve energia per superare la barriera. Quando lavorando si accorge di quanto tempo impiegherà, si rende conto che ce ne vuole troppo per abbattere la coda di un girino. Ed è qui che il protone si trasforma in spettro. Non vi biasimerei se pensaste che questa è un'idea proposta da un brillante teorico e che si tratta di pura speculazione e che non abbiamo alcuna prova. È così. Eppure si verifica ogni volta. Nel mondo dei quanti i protoni non devono attraversare alcuna barriera. Passano direttamente attraverso tunnel. L'effetto tunnel è al centro di tutta la stranezza della meccanica quantistica. È come il nulla che vediamo nel mondo quotidiano. Una particella quantistica si può incanalare da un punto ad un altro, anche se deve passare attraverso una barriera impenetrabile.
Non è un solido oggetto come una palla, come nel nostro mondo quotidiano. Ha un comportamento diffuso, confuso, ondulatorio, che le consente di passare attraverso una barriera di energia. Una particella può scomparire da un lato della barriera e riapparire istantaneamente dall'altro. Nella fisica nucleare questo effetto è un fatto provato. Senza l'effetto tunnel, il Sole semplicemente non splenderebbe. Ma vedere applicato l'effetto in un girino. È difficile spiegare quanto sia bizzarro il processo. È come se mi avvicinassi a un solido muro di mattoni e come uno spettro sparissi da questo lato per riapparire dall'altro. Il vantaggio più importante dell'effetto tunnel è la velocità. È davvero incredibilmente rapido. Per scavalcare la barriera i protoni impiegherebbero molto più tempo. Come fisico nucleare, l'effetto tunnel è il mio pane quotidiano. Le particelle subatomiche, come i protoni, lo fanno sempre. Ma cosa c'entra questo con la biologia? La risposta è che senza spettri quantistici la metamorfosi di un girino sarebbe impossibile. Ricordate i legami chimici? Fondamentalmente sono dei nodi. L'effetto tunnel li scioglie velocemente. Date un'occhiata a questi due nodi. A prima vista sembrerebbero identici, ma c'è una sottile differenza. Questo nodo ha le due estremità corte della corda sullo stesso lato, mentre questo ha le due estremità corte su lati opposti. Magari penserete che non fa differenza. Vi sbagliate. Vedete questo nodo? È molto difficile da spezzare. Mentre quest'altro è facile. L'effetto tunnel trasforma i nodi forti in nodi deboli. Così, in un girino, l'intera impalcatura di collagene si rompe facilmente. In seguito, altri enzimi la ricostruiscono sotto forma di una rana. L'effetto tunnel delle particelle è una delle strane caratteristiche del mondo subatomico. A un fisico come me è molto familiare. È responsabile del decadimento radioattivo che avviene all'interno del Sole ed è la ragione per cui il Sole e le stelle brillano. Scoprire cosa sta succedendo all'interno di ogni cellula di ogni organismo vivente di questo pianeta, perché ogni cellula contiene enzimi, è quello che io trovo veramente sorprendente. La biologia quantistica lancia il suo incantesimo su ogni creatura vivente. Abbiamo visto che uccelli, mammiferi, insetti e anfibi sono governati dalle leggi più strane della scienza. Ma la scoperta più sconvolgente riguarda il singolo processo vitale da cui dipendono tutte queste forme di vita. La conversione di aria e luce solare in piante. Questo pregiato esemplare è un Larix decidua o larice europeo. È alto circa 100 piedi e in questo preciso istante accanto al pianeta Venere sta passando un proiettile con sopra inciso il suo nome. Quel proiettile è un fotone che si avvicina alla fine del suo lungo viaggio dal Sole. Il suo destino finale è quello di dare il via a una serie di reazioni chimiche che sono alla base di tutta la vita sulla Terra. La fotosintesi. Ogni secondo di ogni giorno sulla Terra vengono create 16.000 tonnellate di nuova vita vegetale. È incredibile pensare che la nostra esistenza su questo pianeta dipenda da ciò che accade nel prossimo trilionesimo di secondo. Il primo cruciale stadio della fotosintesi è la cattura di energia solare.
è efficiente quasi al 100% più di quella creata dalla tecnologia umana. Ma come facciano tutte le piante a catturarla è uno dei grandi enigmi della biologia. Quando emerse che la stranezza quantistica poteva avere la risposta, i fisici stentarono a crederlo. Fu una rivelazione, fu molto eccitante, perché ero abituata a lavorare su problemi piuttosto astratti, su esperimenti. Io sono una teorica e ho sempre associato la mia teoria ad esperimenti in laboratorio, su cose che si potevano controllare. Ma scoprire che le cose che conoscevo potevano aiutarmi a capire meglio come funziona davvero la natura, ecco, non so, scientificamente è stata come una nuova ispirazione per la mia vita di scienziata. Perciò direi che mi sono innamorata di questa materia. La biologia sostiene che il colore delle piante verdi derivi dalle molecole della clorofilla. All'interno delle piante, delle cellule assorbono la luce del sole. Questa energia viene trasferita in modo incredibilmente rapido alla fabbrica di produzione alimentare nel cuore della cellula. L'intero evento richiede solo un milionesimo di un milionesimo di secondo. Quando il fotone colpisce la cellula, estromette un elettrone dal centro della molecola di clorofilla. Questo crea un piccolo pacchetto di energia chiamato eccitone. L'eccitone si fa strada attraverso una foresta di molecole di clorofilla e raggiunge quello che viene chiamato il centro di reazione. È qui che la sua energia viene utilizzata per guidare processi chimici che creano le biomolecole della vita più importanti. Il problema è che l'eccitone deve innanzitutto trovare la sua strada per il centro di reazione. La biologia dei libri di testo non può spiegare come funziona l'eccitone. Perché ovviamente lui non sa dove sta andando. Rimbalza come la pallina di un flipper, secondo un processo chiamato passeggiata aleatoria. Prima o poi attraverserà ogni singola parte della cellula. Ma questo non è il modo più efficace di muoversi. Se alla fine l'eccitone riesce a raggiungere il centro di reazione, è per puro caso. Se l'eccitone vagasse in modo cieco e casuale tra le molecole della clorofilla, impiegherebbe troppo per raggiungere il centro di reazione e perderebbe la sua energia sotto forma di calore. Ma non lo fa, perché succede qualcosa di molto diverso. L'indizio cruciale proviene da recenti esperimenti che hanno sbalordito il mondo della scienza. Cellule vegetali sono state bombardate con un laser per simulare la cattura della luce solare. È stato confermato che l'eccitone non si muove rimbalzando a caso attraverso la cellula. Quella originale intuizione non spiegava ciò che stavamo osservando in laboratorio. Il mistero correlato stava proprio nel trovare la spiegazione a quello che stavamo osservando in laboratorio. La soluzione è che le piante obbediscono alla legge più famosa di tutta la meccanica quantistica. Il principio di indeterminazione. Il quale dice che non è mai certo che l'eccitone sia in un posto specifico, ma che invece si comporti come un'onda quantistica che si spalma attraverso e lungo la cellula. L'eccitone non si sposta semplicemente da A a B. In un senso bizzarro ma molto reale, va in qualunque direzione contemporaneamente. Si propaga proprio come un'onda per esplorare ogni strada possibile allo stesso tempo. Ciò è uno dei processi più strani nella meccanica quantistica. L'onda dell'eccitone non va da una parte o dall'altra, segue tutte le possibili direzioni allo stesso tempo. È questo che lo rende incredibilmente efficiente.
Il bello della cosa è che se l'eccitone prova ogni via per arrivare al centro di reazione, troverà presto la maniera più veloce per liberare la sua energia. È difficile spiegare quanto sia incredibile questa scoperta per fisici come me. Le cellule biologiche sono piene del movimento casuale di miliardi di atomi e molecole. Ma in qualche modo gli eccitoni mantengono la loro forma di belle e perfette onde quantiche che trasportano l'energia che garantisce la vita sulla Terra. Si è aperto un nuovo percorso scientifico per me. Mi piace molto il fatto che per essere in grado di comprendere appieno ciò che accade nelle piante si debba interagire con scienziati che hanno approcci completamente diversi, come biologi e chimici. E dobbiamo unirci per capire veramente quale sia l'importanza di tutto questo, la sua vera essenza. Per me questo è uno dei lati più emozionanti della materia. Attendibili esperimenti scientifici non lasciano dubbi. La strana mano della meccanica quantistica ha modellato l'intero mondo vivente. Non è una sorpresa a volte imbattersi in trucchi quantistici nei sistemi biologici. Il motivo è che funzionano. La correlazione quantistica viene osservata nelle condizioni controllate di un laboratorio di fisica. Ora sappiamo che i petti rossi la usano per navigare con estrema precisione. Le vibrazioni quantiche permettono ai nostri nasi di percepire sostanze chimiche e l'intero mondo che ci circonda. Le cellule viventi di ogni animale dipendono da protoni che svaniscono e riappaiono, come spettri che accelerano i processi vitali della vita. E la fotosintesi rivela il grande disegno. Un mondo scintillante dove le onde quantiche catturano l'energia del sole in un istante. A volte la gente dice: ah, ma i fisici lo stanno cercando da decenni. Bene, la biologia ha impiegato milioni di anni. La moderna scienza della meccanica quantistica è un antico dato di fatto della vita. Entro la fine del viaggio voglio arrivare a una logica conclusione. Ovviamente da scienziato ogni mia speculazione deve essere provata da attenti esperimenti. Perciò voglio escogitare un esperimento mentale che mi aiuti a rispondere alla domanda biologica più grande che mi viene in mente. Ha la fisica quantistica un qualunque ruolo nel meccanismo dell'evoluzione stessa? Nel 1859 Charles Darwin sconvolse il mondo con la teoria dell'evoluzione per selezione naturale, con la quale spiegava le differenze tra gli umani e le altre scimmie. 150 anni dopo, non c'è dubbio che la teoria di Darwin è valida per qualunque organismo vivente sulla Terra e nel mare. Ma mi piacerebbe esplorare l'ultima straordinaria interpretazione delle sue idee. Potrebbe esserci una teoria quantistica dell'evoluzione? L'evoluzione quantistica può spiegare in che modo la chiocciola ha creato il suo guscio? Le lumache che trovo nel mio giardino tendono ad avere disegni piuttosto sbiaditi. Invece, date un'occhiata a questa bellezza. I motivi sul guscio somigliano molto alle linee sullo stelo di questa pianta.
Si chiama chiocciola a banda, cepa e anemoralis, e i motivi non sono lì per caso. Vi mostro una cosa. Qui è più probabile trovare lumache che si sono adattate meno. Questa pietra è chiamata incudine dell'usignolo. L'usignolo, un predatore della lumaca, cattura la chiocciola e ne sbatte il guscio contro la pietra, mangiandola. Ora qui non vedo moltissimi gusci di lumaca a banda, il che vuol dire che si mimetizza ottimamente nascondendosi dall'uccello. La teoria di Darwin dice che l'evoluzione dipende dalla variazione all'interno di una specie. Le lumache, con il camuffamento, hanno maggiori probabilità di sopravvivere e riprodursi e di tramandare i loro gusci alla generazione successiva, in modo che la specie nel suo complesso si adatti meglio. Quindi la variazione, le differenze casuali tra le lumache, sono la forza trainante della loro evoluzione. Tutte le specie si evolvono e si adattano ai loro ambienti. Ma la domanda che mi pongo è: la meccanica quantistica ha un ruolo in tutto questo? L'unica maniera per scoprirlo è effettuare esperimenti. Perciò, concluse le mie avventure in biologia quantistica, torno a casa, all'Università del Surrey. Qui, nei suoi laboratori, sto pianificando una nuova analisi della più famosa molecola della scienza. L'acido desossiribonucleico, DNA. La sua doppia elica contiene il codice genetico di ogni organismo vivente. È un dato di fatto che lo stesso Darwin non avesse idea di cosa fosse a provocare le mutazioni nella specie. La struttura del DNA fu scoperta nel 1953 da Francis Crick e James Watson. La caratteristica più nota del DNA è la sua bellissima struttura a doppia elica. Ma questa è un'impalcatura. Il vero segreto genetico sta nel mezzo. Le quattro diverse molecole colorate sono chiamate basi. Il codice cromatico di un lato, diciamo blu, rosso, blu, forma un gene che i genitori trasmettono alle loro progenie. Un gene è come la tessera di un puzzle, si incastra in questo modo. Un intero filamento della doppia elica forma un motivo colorato. Ma l'altro filamento si accoppia sempre alla stessa maniera. Una base blu va sempre con il giallo e un verde sempre con una rossa. Perché solo quei colori hanno la forma giusta per legarsi insieme? Quello che Crick e Watson fecero fu fornire un meccanismo per trasmettere il codice genetico. Quando le cellule si riproducono, i due filamenti del DNA si separano, pronti per essere copiati. Ma il rosso continua a stare col verde e il giallo continua a stare col blu. Così, a poco la cellula crea due nuovi filamenti, due copie perfette dell'intero codice genetico. Fin qui non c'è variazione genetica. Questa nuova copia è identica all'originale. La cosa interessante è che nel processo di copiatura può accadere qualcosa di importante. A volte si insinuano degli errori. Sono chiamati mutazioni. Diamo un'occhiata a queste due basi. I due poli che le tengono insieme sono particelle subatomiche, protoni. In pratica sono i legami tra i filamenti di DNA. Bene, questi protoni possono saltare da una parte all'altra. Se i filamenti si dividono, quando i protoni sono saltati, allora si ritrovano nella posizione sbagliata. Quindi, questa base rossa non si legherà più a una base verde. Invece dovrà legarsi a una base gialla.
Se proviamo a rincastrarle, vediamo che questa copia non è più identica all'originale perché qui ha una base gialla, invece che una verde. Abbiamo introdotto una mutazione genetica. Così i protoni saltatori cambiano il DNA della chiocciola e creano un nuovo gene per i gusci camuffati. La domanda è, come saltano i protoni? Credo che la spettralità quantistica possa prendere il sopravvento. Perché queste mutazioni avvengano, i protoni devono superare una barriera energetica. E se ricordate cosa è successo con gli enzimi, potete immaginare cosa succederà dopo. I protoni possono comportarsi come se non esistessero barriere. Attraversano il tunnel. Ma questo effetto spettrale si verifica davvero? I miei colleghi biologi stanno già cercando la prima prova di mutazioni quantistiche. I biologi non credono alla meccanica quantistica. Se dici loro che le particelle possono essere in due posti contemporaneamente, rispondono: le mie cellule non possono. Il nostro esperimento coinvolge campioni di batteri. Il primo campione viene preparato in acqua normale, contenente nuclei di idrogeno o protoni. Quando i batteri si riproducono, non facciamo che contare le mutazioni. Ma se la nostra teoria è corretta, dovremmo essere in grado di cambiare la velocità con cui si verificano le mutazioni. Come abbiamo testato la teoria quantistica dell'olfatto? Cosa succede se sostituisco il protone col suo fratello maggiore, il deutone, ossia il nucleo di un atomo di deuterio? In modo cruciale, un deutone pesa il doppio di un protone e ciò spiega perché non passa facilmente per il tunnel quantistico. La meccanica quantistica è piena di sorprese. I protoni attraversano il tunnel facilmente. I deutoni no. È molto probabile che queste particelle più pesanti rimbalzino indietro. Quindi il secondo campione di batteri viene preparato in acqua pesante che abbonda di deutoni. La nostra teoria dice che si dovrebbero ottenere molte meno mutazioni. E finora i risultati sono stati incoraggianti. Gli esperimenti preliminari che abbiamo eseguito ci hanno mostrato che in realtà il tasso di mutazione nell'acqua coi deutoni era diminuito, era basso. Per cui la mia impressione è che abbiamo ragione, ma direi che dobbiamo ancora aspettare per esserne certi. La prova finale è nel futuro. Anche se abbiamo ragione, l'effetto tunnel è una rara forma di mutazione. I nostri risultati promettono sviluppi concreti per una nuova spiegazione di uno dei processi fondamentali della vita. Anche una sola possibilità di un nuovo meccanismo quantistico per l'evoluzione stessa è eccitante. In realtà la storia della biologia quantistica è agli inizi. Ciò che la rana, il petirosso, i moscerini della frutta e l'albero ci hanno mostrato è che i veri effetti quantistici li vediamo in natura in ogni momento. E se c'è qualcosa che abbiamo imparato dalla storia della meccanica quantistica è che possiamo essere sicuri che il futuro ci porterà nuove scoperte. La biologia quantistica è una rivoluzione nella scienza, ma per me è ora di tornare al Dipartimento di Fisica.